presento Marco Lapeda. Ciao Marco. Ciao. Maestro di arti marziali. Sì, maestro, anche responsabile del dojo, responsabile sì, del corso. Sì, però voglio dire, non si dice maestro, non si dice insegnante, è meglio maestro che una figura come guarda, la guarda, maestro è una parola forte, viene... La riserviamo un po' per i capi scuola, però per farla più semplice va benissimo chiamare maestro. Banyuaiki? Banyuaiki, sì. Benissimo, questo è il nome del dojo? Dove... Sì, questo nome viene dal fatto che è tradizione per chi pratica per un tempo significativo in Giappone. Quando lascia il dojo viene fatta tipo una festa di addio, diciamo così, e su un foglio tutti i tuoi amici, i tuoi compagni del corso scrivono una frase benaugurale. Ah, bene. Banyuaiki è quello che ha scritto il maestro Tada a me. E il tuo maestro? Il mio maestro Tada Hiroshi Shihan è un allievo diretto del fondatore dell'Aikido. È la persona che nel 1964, su indicazione del fondatore dell'Aikido, O Sensei, ha portato l'Aikido in Italia. Lui è probabilmente il più autorevole insegnante di Aikido tuttora in vita. Lui ha scritto Banyuaiki. Banyu vuol dire universale, Aiki è il principio di unione con l'energia assoluta, diciamo, che è la radice di Aikido. Sì, esatto. Spesso si traduce Aikido con Aikido. Questo si può fare, Ai armonia, Ki energia, certo, universale, sì, Do è la via. In realtà la maniera giusta per capire questo termine è Aikido, la via dell'Aiki. Che cos'è questo Aiki? È una cosa che lascio al praticante scoprire. L'evento più importante per il mio percorso aikidoistico è stato quando nel 1998 mi sono trasferito in Giappone e ho praticato presso il dojo, la palestra del maestro Tada, e anche andavo all'Ombu Dojo, che è il quartier generale dell'Aikido mondiale. Ma essenzialmente per me la cosa più importante è stato praticare presso il Gessoji Dojo di Tokyo del maestro Tada. Da lui ho ricevuto la cintura nera, attualmente sono quarto dan, e quella è stata un'esperienza veramente molto molto importante. Significativa. Quando sono tornato in Italia ho aperto questo dojo, e ormai sono 15 anni, ho un corso di adulti e anche di bambini. E... Diciamolo appunto, è un'arte marziale tra virgolette pura, per capirci, insomma non c'è la parte sportiva come nel karate, nel judo. Si dice un'arte marziale di tipo tradizionale. Intanto, ecco, c'è da dire una cosa molto importante, sì. Non esiste un Aikido. È un po' come per dire la lingua inglese, non si può dire l'inglese britannico è certo, quello giusto, l'inglese australiano, americano, cioè. Australiano. Ci sono fonti autorevoli, le fonti autorevoli in genere sono gli allievi diretti del maestro Ueshiba, che sarebbe il fondatore. Loro hanno creato delle scuole, quindi io ogni volta dovrei fare una premessa, non parlo di Aikido, cos'è Aikido, ma parlo dell'Aikido che io ho studiato, che è il Tadajuku, cioè la scuola del maestro Tada. Perfetto. Questo, nessuno può dire questo è Aikido, e la scuola del maestro Tada si chiama Tadajuku ed è particolare perché è veramente un sistema di meditazione, e oltre alla pratica delle tecniche, la cosa importante per questo sistema di allenamento nell'Aikido è tutta la parte... che si chiama Kinorenma, che sarebbe molto simile allo yoga, respirazione, concentrazione, esercizi addirittura che si può dire di telepatia. Aspida. Quindi c'è un aspetto tecnico, quello visibile, poi c'è un aspetto interiore, invisibile. L'aspetto più importante è quello interiore. Il punto fondamentale dell'Aiki è quello di riuscire a utilizzare la nostra, aumentare il livello di energia personale e utilizzarla al meglio. Il discorso tecnico è assolutamente secondario. L'Aikido è un sistema di meditazione. All'interno è anche un'arte marziale. E all'interno è anche... Che è come una matriosca, lo sto descrivendo. un efficace sistema di autodifesa. Però è prima di tutto una meditazione? L'Aikido di Hiroshi Shihan sì, è prima di tutti un metodo, un sistema di meditazione. Se si inizia presto, ad esempio, poi si ottengono degli ottimi benefici. C'è anche mio figlio qui. I bambini praticano volentieri Aikido, perché poi chiaramente l'insegnante per i bambini lo tara per farli divertire, e l'aspetto ludico è quello del 90%, e giocano. Poi piano piano c'è l'aspetto sempre più marziale, più tecnico, ma anche mentre giochi riesci a passare al bambino
dei valori fondamentali, dei principi fondamentali, degli strumenti che poi, se lui vorrà, potrà ritrovare molto utile in qualsiasi aspetto della vita. Questo dojo, per venirti a trovare, dove si trova? È Ormontagnola, la zona è Montagnola, via di Poggio a Meno. Aperto sempre? Lunedì, mercoledì e venerdì. Ci sei proprio tu? Sì, dalle 8 alle 9 e mezza di sera. Il corso bambini invece è a San Sabba ed è presso l'oratorio San Sabba, giovedì alle 17:15. Perfetto, io ricordo per chi ci sta ascoltando in questo momento dalla radio, dalla FM, potete per ulteriori informazioni recarvi sul sito internet www.bagnuaiki.it, scritto come l'ho detto, quindi con la Y e la K, bagnuaiki.it, oppure Bagnuaiki Dojo, appunto con la J, per quanto riguarda il contatto di Facebook. Comunque cercate Marco Lapera Aikido e penso che qualcosa uscirà fuori, così a occhio e croce. Grazie Marco. Grazie a te.